Cici, oggi si chiama proprio Volkswagen Cici. Fino allo scorso anno era la Volkswagen Passat Cici. Si tratta di una coupé quattro porte che ha seguito il filone della Mercedes CLS, portandolo nel segmento medio premium. Una vettura di una certa classe con un prezzo adeguato nella versione che andremo a provare. 2000 turbo diesel, 140 cavalli con tutti gli accessori, costa all'incirca sui 45.000 euro. Vediamo la prova su strada della nostra redazione. Guardate quanto è brillante. L'accelerazione è quasi quella di una vecchia automobile a benzina, un 2000 a benzina. E infatti su strada il turbo diesel da 140 cavalli dà il meglio di sé e mostra ben più grinta di quanto ci si aspetterebbe. La CC è brillante, veloce in accelerazione, in ripresa e consuma peraltro pochissimo, fra 6 e 7 litri ogni 100 km in ogni condizione di utilizzo, dall'autostrada a velocità da limite fino alla città. Insomma, veramente non ci aspettavamo queste prestazioni e anche una tenuta di strada fantastica anche sul bagnato, forse grazie anche alla calzatura Continental, che come sappiamo sono delle gomme splendide, fantastiche, con un buon rapporto prezzo-qualità. Di notte in autostrada è un'auto molto piacevole da guidare ed esteticamente ci piace molto, elegante e grintosa, non dissimula però i 45.000 euro necessari per questo allestimento. Non sono una cifra, sono 90 milioni delle vecchie lire. Certo è una macchina molto ben rifinita anche agli interni, con sedili in misto tessuto pelle, un montaggio impeccabile di ogni elemento proprio alla tedesca, anzi forse non è così triste come altre tedesche con questo allestimento chiaro dell'interno. E vedete anche le cuciture a mano, dei sedili, insomma, la macchina è molto ben rifinita. E una chicca, infine, è il sistema di apertura del bagagliaio, anche con le mani occupate, attraverso un sensore comandabile con i piedi. Ed ecco Silvia che passa! Ma non passa? Sì, ma si chiama Cici!